Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook, YouTube e bentornati su Comics Every Sea. L'appuntamento di oggi riguarda la mia casella con tutti gli acquisti del mese di gennaio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comics Every Sea. Trovate il link, i vari link nella descrizione di questo video e trovate anche il link della fumetteria L'idea che ti manca di Mazzo di Rò, dove potrete acquistare i vostri fumetti con il 5% di sconto e le spedizioni gratuite per ordini sopra i 75 euro. Bene, ora vi lascio la sigla e ci vediamo subito dopo, dove vi mostrerò tutto il bottino del mese di gennaio. Come sempre partiamo da DC Comics e dai suoi spillati, abbiamo Superman 44 con Philip Kennedy Johnson e Riccardo Federici, costo 5 euro, due parti della saga di Mondoguerra tratte da Action Comics 1039 e 1040, siamo alla quarta e la quinta parte. Disegni pazzeschi di Riccardo Federici, questo l'ho già letto, siamo in un momento davvero drammatico di questo arco narrativo, abbiamo Superman senza poteri, prigioniero di Mongol su Mondoguerra, un Superman che però non perde la speranza, nonostante questa speranza sia stata persa dagli altri prigionieri e dalle persone che pensavano che Superman li avrebbe salvati. Siamo anche in un momento in cui l'Authority non può fare molto, ma con Midnighter, ovviamente, che non si arrende, sta per accadere qualcosa, qualcosa che non vedremo ancora in questo numero, ma che probabilmente poi vedremo nel numero successivo. Dopo due albi in cui abbiamo visto Son of Kal-El, adesso avremo due albi consecutivi in cui vedremo Action Comics, quindi già nel prossimo numero vedremo un po' quali sono le conseguenze di questi due capitoli. Comunque è davvero molto molto bello e drammatico quello che sta accadendo nella serie di Superman. Altra serie molto bella, sicuramente meno drammatica, ma comunque molto appassionante è Batman Superman, i migliori del mondo, di Mark Waid, con i disegni di Dan Mora. Costo 3 euro. Qua abbiamo il quarto capitolo del Diavolo Nezza, qua abbiamo il segreto del diavolo e qui abbiamo un po' delle svolte importanti che preannunciano quello che sarà il finale di questo arco narrativo nel prossimo capitolo, ma che in realtà poi ci porterà ad avere altre storie importanti nei capitoli successivi. Inizialmente abbiamo lo scontro tra Superman e Batman contro Lanterna Verde che è manovrato dal Diavolo Nezza e poi abbiamo Supergirl e Robin, Robin di Tim Drake, che sono andati nel passato, come abbiamo visto nei numeri precedenti, sono andati in Cina nel passato per sapere da leggendari guerrieri DC come sono riusciti a intrappolare il Diavolo Nezza e sconfiggerlo. Le notizie che dovranno portare nel presente a Batman e Superman sono decisamente non confortanti perché ci sarà bisogno di un sacrificio per farla breve e quindi non vado avanti con le pagine perché sennò capite un po' troppo di quello che sta accadendo e quindi sarà un momento molto delicato dove sarà importante anche la Doom Patrol che vi ricordo è un altro elemento fondamentale in questo momento in questa serie, davvero molto bella. Altra serie che secondo me è bella è Batman Killing Time, questa è una miniserie, siamo al quinto numero, Tom King, David Marquez, costo 3 euro, guerra totale, questo numero è davvero sanguinoso, c'è una carneficina nella prima parte e come al solito è una carneficina a cui inizialmente mentre la state leggendo vi chiederete ma come ci siamo arrivati qui, ma come spesso sta accadendo in questa miniserie, subito dopo si torna indietro e ci viene spiegato un po' come si è arrivati a quel momento ed è davvero molto appassionante, ma come vi dicevo, è davvero sanguinoso, c'è una carneficina, accade di tutto, ci sono tantissime citazioni anche a dei villain, ovviamente da DC, perché qua stiamo parlando comunque di una miniserie che è ambientata nei primi anni d'azione di Batman del Cavaliere Oscuro, quindi ci sono ancora criminali agli inizi e come lo stesso Batman e ci sono anche cose comunque inedite. Come sempre si va a vedere molte cose anche nel passato in Grecia perché siamo legati all'occhio di Cristo e a tutto quello che sta succedendo con questa compravendita ed è davvero un numero molto molto appassionante.
Altra serie che mi sta piacendo moltissimo è quella di Batman con Detective Comics, nonché il Batman classico che vedremo dopo, la serie di Batman regolare, non mi stia piacendo, però devo dire che Detective Comics con Shadows of the Bat in questo momento di Mariko Tamaki mi sta piacendo davvero molto. Costo 6 euro perché abbiamo tantissime pagine al suo interno, abbiamo i capitoli 1055-1056 di Detective Comics con La Torre, che hanno anche House of Gotham, come sempre, che va avanti in modo molto bello. Siamo arrivati addirittura in House of Gotham nel periodo di Terra di Nessuno e stanno accadendo delle cose molto particolari a questo personaggio che è senza nome, ma questo ve lo faccio vedere un po' dopo. Questo, anche questo è uno spillato che ho già letto come quelli precedenti di cui vi ho parlato. Abbiamo ai disegni Nivelpan, che è praticamente la copia, come abbiamo già detto altre volte, di Greg Capullo, però devo dire che mi sta piacendo. Siamo in un momento fondamentale dove ci sono meno intrighi rispetto a prima, ma c'è un po' più di azione e siamo arrivati ormai ovviamente a una svolta, quindi cominciamo a vedere Nightwing, Batwoman e altri componenti della Batfamiglia che si rivelano, e abbiamo poi anche dei ritorni importanti che non vi dico per poi vederli dopo. Numero molto importante anche perché vediamo un po' cosa accade alla moglie di Nakano, del sindaco di Gotham, che stava attraversando un brutto momento per quanto accaduto al marito e alla sua famiglia, e quindi era in depressione, era stata portata all'Arkham Tower, e insieme a lei anche un altro personaggio importantissimo di First State, che diventano poi assoluti protagonisti all'interno di questo albo. Adesso vi faccio vedere, poi c'è Mr. Freeze, tra l'altro, in un momento molto importante anche lui. Poi salto un po' appunto per evitare di farvi spoiler su Shadows of the Bat. Qua siamo ad House of Gotham, come vedete siamo nel periodo di Terra di Nessuno, dove è finito Superman, un po' di cose, e questo ragazzo senza nome, questo ragazzo misterioso di cui stiamo seguendo le vicende su House of Gotham, diventa molto importante, tanto da affrontare anche quello che è Batman e non solo, anche la cacciatrice, per le cose che stanno accadendo durante il periodo di Terra di Nessuno, quindi recuperare del cibo e altre cose con le varie fazioni che si erano create. Per chi ha letto Terra di Nessuno sa un po' quello di cui si sta parlando. Ecco, qua andiamo un po' all'interno di quel momento con questo personaggio che stiamo scoprendo e vedendo, poi vedremo dove ci porterà la sua storia in alcuni momenti importanti delle serie DC, degli eventi DC, e in questo caso siamo in Terra di Nessuno, con anche, come vedete, Killer Croc. Poi Batman 64 con Shadow War, serie, come vi dicevo, che non mi sta dispiacendo. Adesso siamo a questo crossover di Joshua Williamson, che comunque sarà importante anche per Crisi Oscura. Anche qui costo 6 euro. Questo devo ancora leggerlo. Al suo interno, oltre al numero di Deathstroke Inc. numero 9, che fa parte della sesta parte appunto di Shadow War, c'è anche Shadow War Zone, che era uno speciale che per fortuna non è stato fatto in questo caso in brossolatini. Forse sarebbe stato il caso magari di metterlo in quello vecchio, ma in quello speciale che è stato fatto, che continua a dire aveva troppe pagine per costare così tanto. Probabilmente sarebbe stato meglio anche quello, magari farlo in uno spillato, appunto aggiungere queste cose in quello speciale. Detto questo, abbiamo appunto questo speciale dove ci sono all'interno quattro storie che poi andrò a leggere e vi farò sapere, ma la parte principale ovviamente sarà la sesta parte di Shadow War. Questo ancora, come vi dicevo, devo leggerlo, quindi non so dirvi molto, vi faccio vedere giusto qualche tavola anche qui delle varie storie, e poi vi faccio vedere anche qui qualche tavola invece della sesta parte, che è questa qui, di Shadow War con Deathstroke Inc., sempre, come vi dicevo, di Joshua Williamson. Altra serie che sta per volgere al termine, Joker 15, con all'interno, come sempre, Punchline, che in questo caso, se non erro, avevo una sorta di annual al suo interno. Come sempre, costo 3 euro. Serie Jane Stanion IV, siamo a un momento molto importante. Abbiamo visto Jim Gordon, che durante il massacro di Upper County è riuscito poi a diciamo risolvere la questione che riguarda Bane, riguarda Vengeance e ovviamente riguarda Joker, ma siamo arrivati a un momento
importante perché, tra virgolette, il Joker è sparito. Quindi adesso dove è finito il Joker? Dopo questi eventi, a saperlo è Jim Gordon e sembra solo lui, perché sia l'opinione pubblica ma lo stesso Batman vorrebbero sapere dove è finito realmente Joker. Inoltre c'è tutta la questione della rete che bisognerà capire adesso che cosa farà dopo aver fatto quella richiesta appunto a Jim Gordon e lo scopriremo sicuramente nel prossimo capitolo che sarà l'ultimo prima della seconda stagione di Joker che vi ricordo sarà disegnata dal nostro Carmine Giandomenico. Altra serie che devo dire mi è piaciuta molto, anche se il titolo Joker, come sempre, stona tra virgolette, perché è una serie dedicata praticamente a Jim Gordon, proprio palesemente. Siamo poi a Wonder Woman 35, mi sono messo in pari con gli spillati, questo però devo ancora leggerlo. Siamo nel corso del processo delle Amazzoni, costo 5 euro. Devo dire che tra alti e bassi, siamo sulla sufficienza al momento per quanto riguarda, questo evento. Non è chissà che cosa, però non è neanche così male come tutto quello che abbiamo visto fino adesso di Wonder Woman, che secondo me anche lì, sempre tra alti e bassi, non era davvero il massimo, tanto che molti l'hanno abbandonato. Io vado avanti per un discorso di continuity, come sapete, leggo tutto quello che riguarda la continuity, però vi dico la verità, l'avrei abbandonata anch'io tempo fa. Vediamo se con questo processo delle Amazzoni, come comunque sta accadendo, riesce un po', ad avere una svolta. Bisogna dire che, come vi ho detto prima, tutte le serie di cui vi ho parlato prima mi stanno piacendo, ce ne sono poi anche altre come Nightwing, Swamp Thing. Si dice che DC non stia sfornando serie, ottime, questo lo dicono molto anche i nostalgici degli anni 90, vedo in giro, ma non solo. Devo dire che secondo me ci sono delle serie buone, altre molto buone, e poi ci sono anche delle serie che non sono comunque il massimo come questa e altre, però dire che sia veramente un momento brutto 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 a livello di qualità secondo me non è poi così vero, ecco. Bisogna poi capire se la gente pensa e spera di leggere solo capolavori. Per me non è così, per me ci sono anche storie che possono essere buone senza che si debba parlare per forza di capolavori e pretendere per forza capolavori, ecco. Anche perché non è così semplice. Vabbè, questa era una parentesi che volevo aprire. Processore Amazzoni, comunque 5 euro, numero 35. Poi, questo l'ho già letto. C'è anche la copertina Variant, che tra l'altro, copertina Variant, che in realtà in America è di Crisi Oscura numero 1. Qua noi su Crisi Oscura, sulle Terre Infinite numero 1, in realtà abbiamo Road to Dark Crisis all'interno, con 5 storie. Come vi dicevo, l'ho già letto. Faccio vedere anche il retro di questa. Variant che costa 7 euro, regular invece che costa 5 euro. Edizione Variant con artwork di Greg Capurlo. Come dicevo, costo 5 euro. Ci sarà una Variant per ogni uscita di Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Di questo non vi dico molto, vi faccio vedere giusto qualche pagina. Perché? Perché ve ne parlerò nello speciale che vi ho già annunciato, che è già uscito con il suo primo video qui su YouTube. Dedicato proprio a Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Ve ne parlerò di questo la prossima settimana, perché sto aspettando che esca questa settimana lo spillato di Flash. Perché? Perché sul prossimo spillato di Flash, il numero 33, comincerà un tie-in dedicato a Crisi Oscura, e quindi anche quello sarà nel prossimo video speciale, anche perché poi il numero 2 di Crisi Oscura sulle Terre Infinite uscirà a metà febbraio, e quindi poi ne parleremo poi entro la fine di febbraio comunque. Ad inizio marzo. Aspetto giusto per mettervi anche quello. Faccio rivedere anche questa cover, che come vedete da una parte c'è cioè una parte lucida dove c'è la grande oscurità e una parte è Superman e una parte più opaca sopra. Molto molto bella davvero. Poi a proposito di Flash, l'ultimo spillatino è questo qui, numero 32, Jeremy Adams, costo 3 euro, caccia ai Flash, prosegue il team up tra Wally West e Wallace West, quindi il Flash e il nuovo, tra virgolette, nuovo Kid Flash. Storia bella, bisogna affrontare anche il discorso di Linda che in questo momento ha acquisito i poteri, cosa che viene rivelata ai figli e dovrebbe ri essere rivelata anche a Wally, ma ci sono avvenimenti in questo capitolo che non lo consentono, e soprattutto nel finale, perché appunto nel finale
abbiamo il momento in cui poi si andrà a incrociare con Crisi Oscura sulle Terre Infinite, e quindi queste storie, questi argomenti verranno poi ripresi successivamente da Jeremy Adams. Anche qui un'altra serie molto carina. Adesso passiamo un po' ai brossurati. Tra questi, l'unico che ho letto al momento è questo. Ve ne ho già parlato anche su Instagram. Batman, una brutta giornata, Mr. Freeze di Jerry Duggan con disegni di Matteo Scalera. Faccio vedere, come sempre, costo 6 euro. Come sempre, dietro vedete una parte importante del villain che viene poi raccontato all'interno di questa storia. Ed è una storia bellissima, drammatica, che va a scavare all'interno proprio del cuore dell'animo di Mr. Freeze, e non solo, perché è molto importante anche il duo composto da Batman e Robin, di un giovanissimo, in questo caso di Grayson, veramente molto molto bello. Ve ne parlo, come vi dicevo, su Instagram, quindi trovate il post dove vi dico appunto cosa ne penso, ovviamente senza troppi spoiler. Poi, altre cose che invece devo leggere sono Catwoman con il primo volume della serie di Howard, Le relazioni pericolose. Faccio vedere il costino, vi faccio vedere il retro, costo 17 euro, come vedete volume 1 raccoglie dal 39 al 44. Abbiamo avuto 7 volumi che comprendevano tutti gli altri capitoli di Catwoman precedenti del ciclo di Ran V. Essendo questo un rilancio, diciamo, con un nuovo team creativo, riparte dal volume 1 come in America. Quindi ci saranno sicuramente legami, come vi dicevo, devo ancora leggerlo. Ci saranno sicuramente legami con quanto accaduto prima con Ran V, però sicuramente non è necessario aver letto quello, e quindi questo può essere un buon punto di partenza per chi vuole cominciare con Catwoman. Io vi dico la verità, vi consiglio di recuperare assolutamente i 7 volumi di Ran V, perché secondo me è una serie molto molto bella su Catwoman, e Ran V sta facendo molto molto bene in DC. In questo momento, tra l'altro, lo scrittore regolare di Detective Comics, e lo vedremo a breve anche lui qua in Italia, a prendere il posto della Tamaki, che, come vi dicevo, a me non sta dispiacendo affatto. E niente, queste sono alcune pagine, poi ve ne parlerò non appena letto, così come vi parlerò di Harley Quinn, Il Verdetto, che è il terzo volume dedicato alla serie di Harley Quinn. Il secondo, come sappiamo, era completamente dedicato a First State, costo 14 euro intanto. Disegni Riley Rosmo, anche qui, come sempre, so che a molti non piacciono, però si adattano molto bene ad Harley Quinn e alle sue storie. Poi Fables, siamo arrivati al volume 12. Io ho letto i primi volumi, poi mi sono fermato, mi sta piacendo, ma riprenderò poi più avanti, perché ci sono tantissime altre letture attuali, per cui non voglio rimanere indietro. Costo 17 euro, vi faccio vedere anche qui qualche pagina. Voilà. E poi chiudiamo con i brossurati, prima di passare ai cartonati, che sono veramente delle belle bombette. Lucifer volume 4, la Divina Commedia, questa la sto recuperando sulla fiducia perché tutti mi hanno detto che è bellissima. Mike Carey, Peter Gross, faccio vedere il retro, costo 19 euro, abbiamo i numeri dal 21 al 28. Devo ancora cominciarla, come vi dicevo, la sto proseguendo sulla fiducia, ma tutti mi dicono che è una serie fantastica. Passiamo ai cartonati e passiamo a Batman, Le nuove avventure, stagione 2. Anche qui sto andando sulla fiducia perché devo leggere ancora l'uno, ma anche dall'America filtra molto ottimismo, nel senso tutti dicono che sia una serie molto bella, legata a Batman, la serie animata, quindi prosegue le avventure della serie animata. In America addirittura è uscita la terza stagione, quindi c'è da dire che vuol dire che sta andando bene. Ecco, vi faccio vedere qualche tavola, e questa poi appena possibile comincerò a leggerla e ve ne parlerò, come sempre, su Instagram e Facebook. Costo 24 euro per questo secondo volume. Poi, per la collana, Joe Hill presenta i Laus Comics, Terrore in Alto Mare, Sea Dogs. Sea Dogs, eccolo qua, vi faccio vedere un po' anche il retro, costo 18 euro. Si tratta di una storia che in America usciva in appendice a tutte le varie storie di Laus Comics, con due o tre pagine, adesso non mi ricordo quante, qua ci vengono presentati i personaggi, e poi appunto è stata raccolta completamente
qua in Italia, come potete vedere, in volume. Questa devo ancora leggerla, sono molto curioso. Recentemente è uscito anche un altro Ilaus Comics che ho recuperato e sono gli unici due che mi mancano ancora da leggere, gli altri li ho già letti tutto, trovate le varie impressioni sempre su Instagram e Facebook. Poi ho recuperato il volumone di Top 10 di Alan Moore, bellissimo, versione deluxe per DC Black Label, questa serie in cui qua abbiamo solo la serie principale, non ci sono tutte le altre cose che erano uscite riguardanti i top 10, però comunque l'essenziale della serie è qui perché appunto ci sono tutti e 12 capitoli. Costo 37 euro, questa è una delle storie che vorrei riuscire a leggere il prima possibile perché è una delle cose di Alan Moore che mi manca, insieme a Providence, e sono cose che spero di leggere, come vi dicevo, il prima possibile per poi parlarvene. E poi passiamo a due omnibus e un absolute. Abbiamo l'omnibus di Starman con il terzo volume, Starman di Robinson, costo 50 euro. Faccio vedere un po' anche sotto la sovracoperta, come vedete, uguale senza le varie scritte, quindi lo sto a togliere tutto. Faccio vedere giusto qualche pagina al suo interno. Sempre abbiamo le introduzioni e poi qualche tavola. Anche qui devo cominciare a leggerlo dal numero 1. Aspetto che arrivino un po' tutti gli omnibus che dovrebbero essere 6, se non vado errato. Sì. Poi un altro omnibus enorme è il terzo e ultimo omnibus del Flash di Mark Waid. Alzo un po' la telecamera, che questo, essendo così grosso, poi non ci sta dentro. Faccio vedere la costina, doppio disastro, è completamente uguale la costina a tutti gli altri. Faccio vedere anche il retro, costo 104 euro, è il più grosso dei tre omnibus, l'ultima corsa di Wally West, punto di domanda. Ovviamente sappiamo che non sarà così perché Wally poi, come Barry, è sempre destinato a tornare. Vi faccio vedere qualche tavola, anche andando più avanti, con anche la Justice League e altri amici di Wally, serie di Mark Waid, molto molto bella. Qua c'è la possibilità di leggerla integralmente con questi tre volumi, qualcosina mi mancava, quindi non vedo l'ora poi di leggere anche tutta questa serie. Chiudiamo con le cose di DC Comics con l'Absolute di Prometea di Alan Moore, volume 1. Questa è una delle altre cose che mi mancava di Alan Moore ed è una cosa bellissima a livello estetico, molto bello come tutti gli Absolute, costo 58 euro, dovrebbero essere 3 in totale se non erro. Faccio vedere al suo interno, guardate che bello, veramente fatto benissimo, molto molto bello davvero. Faccio vedere anche la costina, qua ci sono i primi 12 capitoli e poi gli Absolute io li adoro perché secondo me si leggono anche bene, molto meglio degli Omnibus, che comunque resta un formato che mi piace, ma gli Absolute si leggono anche davvero molto bene, si aprono, sono fatti molto bene quelli panini, si aprono molto bene, e poi le tavole, veramente con questo formato vengono valorizzate tantissimo. Bene, questo era tutto quello che riguardava DC. Passiamo ora alle cose Marvel e passiamo ad Amazing Fantasy 1000 nella versione Variant, l'ho recuperato in questa versione, costo 15 euro. Abbiamo questa cover di Joe Quesada, faccio vedere nella sua interezza. Peccato che il brossurato non si riesca ad aprire come magari si riesce a fare con lo spillato, e quindi si fa un po' fatica a vedere il suo disegno nella sua interezza, però è davvero molto bella come Variant. Vi faccio vedere qualche tavola. Si tratta di un ipotetico numero 1000, nel senso che si è pensato, almeno Marvel ha pensato, che senza tutte le varie serie divise, tutte queste cose, rilanci vari e tutto, più o meno in questo momento si sarebbe arrivati al numero 1000. Quindi è un numero 1000 fittizio, però è comunque un evento importante. Di questo ve ne parlerò poi prossimamente perché lo leggerò anche quando mi arriverà la versione regular.
E poi abbiamo Savage Spider-Man, Ragnatela di Sangue, che prosegue la storia di No Stop Spider-Man, che devo ancora leggere, quindi poi vi dirò, scritta da Joe Kelly. Infatti, come vedete, dalle pagine di No Stop Spider-Man nasce qualcosa di diverso, qualcosa di selvaggio. Costo 18 euro, questo è un recupero, perché è uscito già prima di gennaio. Come potete vedere, ecco qua qualche tavola. E poi si chiude l'Immortale Hulk con il decimo capitolo. Anche qua sono rimasto un po' indietro, ma prossimamente recupererò. Scusate, al contrario. Costo 23 euro. Anche questa serie che devo dire mi sta piacendo moltissimo. Qualche rimasuglio di carta poi da togliere. E qua qualche tavola. Serie, come sapete, di Olewin con i disegni di Bennett. E poi chiudiamo Marvel con un must have, Magneto Testamento di Greg Pak e Carmine di Giandomenico. Costo 15 euro. Contiene questa serie che diciamo rivela il nome di Magneto. È una cosa che magari non è importantissima per quanto riguarda Continuity o altro, però ci rivela qual è il suo nome e ci racconta una storia comunque molto commovente legata a un periodo storico molto molto brutto, ecco. E questo era tutto quello che riguardava Marvel. Altre cose di Panini Comics, abbiamo BRZRKR Berserker volume 2 di Kenny Reeves, tra gli altri, Guerriero nel Tempo, come sapete, il protagonista è lui del fumetto, o almeno è un personaggio che assomiglia in tutto e per tutto a lui, è in programma anche poi, non mi ricordo se è una serie televisiva o un film, comunque è in programma qualcosa anche in live action dedicato a questo mondo. Primo volume che devo ancora leggere nella sua interezza, avevo letto il Free Comic Book Day e non era affatto male, adesso mano a mano poi leggerò anche il primo volume e questi volumi successivi. Poi Spawn, siamo arrivati al numero 7 dell'edizione Deluxe della nuova raccolta. Faccio vedere una costina. Spawn in questo momento molto importante perché sono usciti anche i nuovi crossover e c'è stata la ristampa del vecchio crossover. Costo 33 euro. Di quelli però ve ne parlerò poi prossimamente, perché ve ne parlerò sicuramente anche se non li vedete in questo video. Raccoglie i numeri dal 76 all'88. Faccio vedere qualche tavola anche qui. Sempre molto belle, ma sempre molto anni 90, rivedere i disegni di Spawn e le storie di Spawn, molto crudo ovviamente. Poi un recuperino di qualcosa uscito parecchio tempo fa, si tratta di God Country, l'ho recuperato perché sto impazzendo per crossover e quindi volevo vedere anche un po' cosa accadeva nella storia di Donny Cates di God Country, che alla fine è fondamentale per alcune cose che accadono durante crossover, costo 25 euro. Questo è veramente introvabile. Sono riuscito a trovarlo su eBay. Questo qua al prezzo di copertina. Quindi sono stato davvero fortunato perché vi assicuro che è molto difficile recuperarlo. C'era qualcosa forse ancora da Alessandro Distribuzione, ma in giro è molto, molto difficile recuperarlo. Poi anche di questo ve ne parlerò in uno speciale dedicato proprio a crossover. E poi di Panini, ma riguardo Disney. Per la collana Topolino Extra Graphic Novel ho recuperato L'ultima avventura di Reginella, Alex Bertani, Vito Stabile, Stefano Zanchi. Questo devo ancora leggerlo, lo vedrete poi prossimamente come sempre nei vari Sabato Disney. Costo 10,90 euro. Sono storie quelle di Topolino Extra che mi stanno piacendo molto e quelle Graphic Novel sono secondo me ancora più belle. Sono solitamente sempre più brevi rispetto a quelle che raccolte nei Topolini Extra classici, però lasciano davvero il segno, sono storie molto belle. Questa devo ancora leggerla, quindi poi ve ne parlerò. Chiudiamo poi con due cosucce di edizioni VD, due brossurati, Seven Secrets, volume 3 di Tom Taylor, con i disegni di Daniele Di Nicolo. Faccio vedere qui, ultimo volume, quindi si chiude questa serie. Costo 15 euro, quindi potrò portarla a termine dopo essere rimasto piacevolmente impressionato dal primo volume.
devo ancora recuperare il secondo, però lì mi sono detto, quando appunto ho saputo che con il terzo si sarebbe chiuso, ho detto aspetto per leggerli poi tutti d'un fiato. E poi questo, un altro recuperino, perché c'è stata un po' di difficoltà a recuperarlo per questioni di distribuzione, non è stato facilissimo trovarlo, vi dico la verità. Mighty Morphin Power Rangers, Teenage Mutant Ninja Turtles, questo crossover che in America addirittura sta avendo una seconda stagione, una seconda serie, perché è piaciuto molto. Faccio vedere la costina, faccio vedere il retro. Ryan Parrott con i disegni del nostro Simone Di Meo. Costo 15 euro. Ve ne parlerò prossimamente in una delle solite, come dicevo, come sapete, domeniche tartarugose, che è un po' che non stanno uscendo perché non c'erano contenuti relativi alle tartarughe ninja, quindi adesso che ho recuperato questo, a breve, se non questa domenica, credo la prossima al massimo, riuscirò poi a parlarvene nella domenica tartarugosa. Un peccato non poter leggere poi, almeno in italiano, tutta la serie di Power Ranger, perché sarebbe anche interessante vedere un po' lì quali sono gli accostamenti. Come avete visto, è stato un mese abbastanza ricco di acquisti. Vi ho fatto vedere anche le cose arrivate poi in un altro video dedicato agli arrivi redazione dai vari uffici stampa, quindi è arrivato davvero il mondo, e febbraio non sarà da meno, perché ci sono delle uscite molto interessanti che poi vedremo appunto durante il mese di febbraio. Arriveranno poi anche dagli uffici stampa alcune cose che sono uscite ancora a gennaio, quindi c'è davvero tanta carne al fuoco, e ovviamente poi arriveranno recensioni qui su YouTube, su comicsandodc.it e sulle varie pagine social, dove vi ricordo, vi invito a seguirmi, trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi appuntamenti di Comics Nerd DC. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!